suave di stirla a Betlemme. Oggi siamo in piazza per denunciare la complicità del governo italiano, della RAI e di tutti i media che tacciono di fronte ai crimini che Israele porta avanti quotidianamente a Gaza come il resto della Palestina. Oggi siamo in piazza per denunciare questo, per denunciare gli accordi economici, accademici, politici, che vengono militari, che vengono fatti tra il governo italiano e il governo di Israele. Abbiamo consegnato una lettera alla RAI, una lettera in cui esprimiamo il nostro dissenso a proposito del padiglione israeliano all'interno della Biennale Architettura di quest'anno. Chi di voi l'ha visitato si sarà accorto che il padiglione era un luogo di propaganda israeliana e di menzogna. Gli spazi condivisi, Free Space, il titolo era della Biennale, erano le città occupate. Israele considera la Palestina ormai il suo territorio, dà per scontato che Hebron sia una città israeliana, poiché i progetti presentati si riferivano proprio a tutte le città della Cisgiordania, città che dovrebbero diventare lo Stato di Palestina. Le persone che sono a Gaza sono dei rifugiati che vogliono tornare a casa loro, e la risposta di Israele qual è? Pallottole. Non lo so io, i rifugiati di tutto il mondo vogliono tornare a casa loro e c'è l'ONU che si dà da fare per farli rimpatriare. I palestinesi no, loro non possono ritornare a casa loro, gli si spara dietro. E queste cose vanno dette chiaramente in televisione, in radio, sui giornali. Non è ammissibile che passino sotto silenzio. In questi giorni è stato deciso innanzitutto di dare il via libera ad un gasdotto che porterà da Israele nel sud dell'Italia una quantità importante di gas dal Medio Oriente e legherà strutturalmente di più le forniture di energia dell'Italia allo Stato di Israele. Ed in secondo luogo è stato dato il via libera ad uno scambio di prodotti bellici tra l'industria bellica italiana e l'industria bellica israeliana. Per l'industria italiana e per la polizia italiana arriveranno dei droni da Israele specializzata nel controllo dei movimenti di massa attraverso tutti gli esperimenti più infami fatti sulle lotte dei palestinesi, sulle rivolte dei palestinesi, sulla resistenza dei palestinesi, attraverso un meccanismo di controllo capillare e di repressione brutale al tempo stesso. Tra pochi giorni, credo 3 o 4, Salvini va in Israele a cementare ulteriormente questo rapporto e questo legame sempre più stretto tra Italia, Stati Uniti e Israele. Io dico, è necessario che rompiamo questa passività nei confronti di questo governo che sta portando un'aggressione a 360 gradi, quindi sempre dalla parte dei palestinesi, sempre contro lo Stato di Israele e contro il nostro governo complice. Bravo. In Palestina oggi si continua disperatamente a lottare ed è bene ricordare che la tragedia degli ebrei che ha insanguinato disperatamente l'Europa oggi diventa tragicamente un meccanismo insostenibile, coprendosi dietro a quella tragedia che è stata micidiale. Oggi viene compiuto un massacro di un popolo e della sua libertà. Bisogna ricominciare a fare in maniera che anche da noi la questione palestinese diventi prioritaria. Io vedo molte assenze tra noi e sono assenze pesanti, anche di persone che con noi su altre questioni
politiche ambientali, lottiamo insieme. Non è più possibile continuare in una situazione come l'attuale. Viva il popolo palestinese libero! Bravo. Bravo.